Un saluto dal dottor Palmas. Un saluto da Cristina. In questo video vediamo quelli che sono i problemi che si possono avere una volta terminate le cure e come vanno risolti. Può capitare, per esempio, che si svita una capsula oppure che si decementa una capsula. In tal caso si ricementa la capsula o si restringe la capsula, e questo può essere fatto da un qualsiasi dentista oppure a un centro assistenza che abbiamo in Italia. Quell'altro che può capitare è che con i denti definitivi si rompano o si stacchino delle faccette oppure si spacchino proprio per intero i denti. Capita che i pazienti rompano anche i definitivi. Perché? Perché sono pur sempre materiali artificiali. Una cosa che noi diciamo con i denti, il paziente non deve mai, mai strappare, deve tagliare il cibo e mangiarlo. Sono delle protesi, delle simulazioni di denti naturali fatte con materiali artificiali. I materiali da ricostruzione che si utilizzano sono dei materiali imperfetti che non sopportano la flessione. Quindi se si passano quelli che sono i punti di sopportazione dei materiali, quello che succede è che il paziente rompe anche i materiali più duri che andiamo a utilizzare, anche i più più più. Ci sono dei casi particolari in cui entro i primi 6 mesi il paziente ha dei chipping, delle scheggiature. Questo succede perché bisogna fare delle modifiche sui denti. In genere le notiamo a livello dei canini, dei molari o dei premolari. Quando invece vediamo denti rotti davanti, quello non è chipping, ma è il paziente che ha strappato i denti. Il chipping ci avviene sempre nelle zone posteriori. Ha sollecitato il materiale in maniera eccessiva. Questo, per esempio, è una zona di passaggio dove si inserisce il cacciavite per andare a stringere le protesi sugli impianti. In questo caso è venuto via il tappino, semplicemente centro assistenza si rimette il tappino. Questa è una paziente che aveva dei denti definitivi in ceramica integrale, probabilmente è andata a mangiare dei cibi troppo duri. Qua ancora dovremmo indagare, questa paziente deve tornare o ha mangiato le noccioline oppure la capsula in zirconia, qua aveva una forma diversa dal moncone, quindi si è crepato. In quel caso è imputabile alla lavorazione del laboratorio. Questo è un paziente, per esempio, che ha rotto completamente la capsula di cantilever. Capita delle volte che il paziente, gli consigliamo magari di fare gli innesti di osso, oppure no, e non li può fare economicamente, oppure non può fare gli innesti di osso, però vorrebbe la masticazione che va un po' più in fondo. Allora, in quel caso andiamo a mettere un dentino in più. Se si va a mangiare cibo troppo duro, anche se abbiamo la struttura più resistente, il metallo sotto, quella si piega. Quindi in quei casi il paziente glielo facciamo notare, guarda che sarai limitato nella durezza del cibo che puoi mangiare. In questo caso abbiamo dovuto, questo è uno dei casi più complessi da risolvere, come pure quest'altro dove si rompe lo zirconio, qua dobbiamo rifare i denti. Questo è uno di quei casi per cui bisogna tornare in Moldavia. Procedimenti, insomma, strutturali importanti, noi rifacciamo, insomma, il lavoro. Questo è un paziente invece che ha subito pure la decementazione di un pezzo di ceramica, dovuta al fatto che ha mangiato del cibo duro in quella zona. Ci sono, insomma, delle cose che sono semplici da risolvere, delle cose che è meglio venire in Moldavia, e ci sono dei casi in cui si può risolvere anche a distanza di mesi. Questo lo valutiamo noi. Sicuramente se hai un problema contatta il centro aftercare, mandaci una fotografia di quello che è successo così inquadriamo il problema. Magari fai anche una visita da un dentista così ci aiuta a capire quello che è successo. Un saluto da dottor Palmas. Un saluto da Cristina.